ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Monotype Eglot tipo lotta su Pokémon X. Nello scorso episodio abbiamo battuto il capo palestra di Alto Ripoli e abbiamo conquistato così la seconda medaglia e abbiamo assistito anche ad un'evoluzione. Il nostro Your Choice è diventato un Hitmonlee, infatti lo vedete adesso in squadra. Eccoci qua la nostra squadra con Peppa Sumo, Sinnoh, Bodybuilder, Kung Fu Panda, Your Choice e Moshkone. Siamo ancora a zero morti, ragazzi, mai visto nella vita. E direi di curarci un secondo, visto che non l'abbiamo fatto tra una lotta e l'altra. E possiamo anche dirigerci in un nuovo percorso. Ma prima di dirigerci in un nuovo percorso, rispondiamo alla domanda del giorno. Nello scorso episodio vi ho chiesto cosa ne pensate dei due leggendari, Solgaleo o Lunala, quale dei due preferite. Questa volta vi chiedo, quale preferite dei tre starter, ovvero Poplio, il Pokémon scoppiettante, diciamo così, oppure Rowlet, il Pokémon uccello, il gufetto, diciamo, di tipo erba volante, oppure, non mi ricordo il nome, Litten, quello di tipo fuoco. Quali dei tre preferite, per quale motivo, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E no, non voglio le bacche nella cosa dell'altro, io voglio la bacca paglia. Ecco. Comunque fatemelo sapere qua sotto nei commenti quale dei tre starter preferite, per quale motivo soprattutto, e quale dei tre pensate che possa diventare il Pokémon più figo. O che figo, uno Snubbull. Aiuto, al 21? Ok, spero non abbia Playraph o roba del genere, tipo che poi è carineria Playraph. No, fascino! Che già è difficile farti danno. E infatti. Aia, morso, vabbè, toglio niente. Non toglio niente, ok. Proviamo a catturarlo, questo range dovremmo essere in grado di catturarlo. Vai, Pokéball! Cattura quello Snubbull! Comunque, allora, ho deciso di creare una playlist della Monotype Eglot, neanche uno l'ha fatto, e la troverete qua sotto in descrizione da questo episodio in poi e cercherò di rimetterli nei vecchi. Vediamo se con Vital Tiro gli tolgo un pochettino di più. Leccata, basta che non mi paralizzi. Ok. Ok, adesso dovremmo essere in rage, quindi avrete tutti gli episodi, se volete andarveli a rivedere sono tutti nella playlist da vedere uno dietro l'altro. Sto cercando di ridurre un attimino la durata degli episodi in modo tale da averli un pochettino succosi e con contenuto, e magari facendo qualche taglio piccolo qua e là se si crea un momento morto dove devo schiudere le uova, cose del genere. Abbiamo catturato Snubbull. Snubbull è stato inserito nel Pokédex. Snubbull, il Pokémon fata, ha uno spirito attivo e giocoso. A molti piace giocare all'area con lui per i suoi modi affettuosi. Vuoi dare una soprannova a Snubbull? Assolutamente no. Snubbull è stato trasferito al box 3. Ok. Allora, questo tipo qua mi sa molto di stronzo psico. Metterei lui, direi. Sì, c'ha delle buone statistiche, Lucario. Andiamo a vedere se riusciamo a battere questo ragazzo qua. L'energia che pervade questo luogo ha completamente ricaricato i miei poteri. Pam, 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 pam. Ok, parte la vita di Gianluca Sensitivo. Gianluca Sensitivo manda in campo solo Seize. Ok, ci ho preso che era uno che allenava i Pokémon di tipo psico. Ok, allora, vediamo un po'. Danza spada qua, proprio obbligatorio, perché se no attacco rapido non gli fa niente. Schermo luce. Sono completamente d'accordo. Fai schermo luce quanto ti pare. Tanto noi siamo fisici, quindi c'è solo Voton di speciale, ma... Ok. Psyshock. O Psychoshock. Dovrebbe toglierci molto, però. Porca puttana, se ci toglie. Vero che era un brutto colpo, però porca troia. Meno male. Meno male. Ok, sì, non riceve punti esperienza. Hai sconfitto Gianluca Sensitivo. L'energia che emanate tu alla squadra è incredibile. Eh già. È una squadra lottante. Ok, vediamo questo tipo che sta girando. Chi è? Ah, è una tipa, ok. Questa qua è, mi sa che è la Pokéfanatica classica. Vediamo se con Your Choice riusciamo a fare qualcosina. Dai, lottaci. Ok, grazie.
Sono semplici pietre, vero? Eh? Sono semplici pietre? Oppure no? Parte la sfida di Virnaturista. Manda in campo Skiplum. Che bello, un Pokémon volante. Allora, bruciapelo. Ok, gli facciamo un po'. Penso che una mossa la teniamo, se non è fisica. Ok, crit. Paralizzante, ok. Vediamo. Vediamo cosa ha in serbo per noi questo Skiplum. Inseguimento. Ok, semitraglia. Aia, fa male. No, non è vero. Ok. 3. 4. 5. Tutte e 5 le ha fatti. Ok. Va bene. Tra l'altro abbiamo le mosse con i pugni, però siamo effettivamente un tizio che tira calci. Non ce l'abbiamo le mani che fanno molto male, in realtà. Non ci abbiamo i pugni nelle mani. Danspers. Danspers. C'ho la vita, morte e miracoli che posso tirarlo giù, Danspers. Kung Fu Panda, perché sì, dai. Basta che non faccia bagliore o roba strana che mi flincia poi. Però per il resto, Danspers non è un problema per la nostra squadra. Anzi. Vita al tiro. Ok, riduttore. Va bene, va bene. Ouch! Mamma mia. Questo crit. Questo crit. Abbiamo rischiato parecchio. Ok. Bodybuilder sala 24. Azumarill. Azumarill è un po' un problema. No, è molto un problema Azumarill qua. Trei lui e cercherei di ricaricarmi. Vediamo un attimino che succede. Perché è l'unico che non prende super efficace, che è in grado di tankargli qualche colpo, secondo me. Ci ricarichiamo. Azumarill, ragazzi, fa male. Soprattutto se ha huge power o macro forza in italiano. Vediamo un po'. PSPP, super pozione, ok. Ah sì, no. Vediamo un attimino cosa ci fa. Vediamo. Se riusciamo a tenere tre colpi facciamo anche bolla raggio. Ok, mossa speciale, non ci fa tanti danni. Ok, perfetto. Allora, danza spada. Ok. Bolla raggio. Bolla raggio non mi ricordo se può diminuire la velocità o meno. Bolla sicuramente sì, bolla raggio non lo so. Comunque, attacco rapido dovrebbe fargli abbastanza. Oh no! Ah no, ok. È vero che lo resistiamo per 4, quindi va bene. Boom. Ok, rotolamento. Questo ci toglierà 2. No, 1 ci ha tolto ancora. Va bene, ok. Tra l'altro probabilmente non ha mai anche macro forza come abilità, altrimenti ci avrebbe fatto più male, secondo me. Comunque, non che io mi lamenti, anzi... Sino sale a livello 28. E guardate quante statistiche, ragazzi. Guardate che bomba. Allora, Moshkone sale a livello 26. E abbiamo sconfitto la turista. Ottimo. Allora. Facciamo così. Andiamo veloci. Oh no, c'è il Team Flare. Oh, ma sei proprio quel ragazzino pestifero. Ma sai che queste pietre sono fuori dal comune? Più di 3000 anni fa, no? Com'era la storia? Beh, ne approfitto per la rivincita in grande stile. Ah no, è così. A quanto pare. Così. Boh, vabbè. Ok, Houndour. Il Pokémon di fuoco. Vai, your choice. Allora... Penso che la combinazione bruciapelo più rapido dovrebbe farcela, ma a meno che non rimaniamo paralizzati. Duro. Ok. No problem. No problem. Ok. Allora. Pugno rapido. Ok, questo dovrebbe far male. Oh, i dannissimi. Morto. Ok. Prossima scelta di recluta sarà go. Aiuto. Questa è dura, eh?
Fortuna che abbiamo Sin noi squadra, se no mi sa che ci faceva malissimo. Io spero che Bodybuilder si vada al più presto possibile, perché abbiamo bisogno di mosse che shottino i Golbat avversari, altrimenti qua è un po' uno schifo. Non mi fare mosse tipo che mi paralizzano, mi confondono, roba del genere, che mi incazzo. Ma l'ho appena detto, non lo fare! Rischiamola. Non voglio vedere. Oh! Che non gli ha fatto niente. Aiuto. Ok. Siamo un po' in un impasse, nel senso che, vabbè, non ci shottiamo e non ci shotta neanche lui con attacco d'ala. Però, porca miseria. Hai rasoio, questo fa più male. No, neanche tanto. Ok. Attacco rapido. Dai, Sinno. Dai che sei forte. Dai che sei fatto. Ah, no. Aia. Comete, ok, questo non ci fa niente. Ora un altro non lo teniamo, quindi devo ricaricarmi di nuovo. No, ho sbagliato Pokémon. Ah. Ok, ha fatto comete di nuovo. Va bene. Ho sbagliato Pokémon. Ho ricaricato Kung Fu Panda, non ho ricaricato Sinno. Che Sinno, tra l'altro, è cioè, Kung Fu Panda non ha senso ricaricarlo perché è Regenerator, si recupera. Ogni volta che lo sostituisci, recupera la vita. Ok, questo fa malino. Aiuto. Ok. Però dovremmo Dai, attacca. Aia. Siamo in range di attacco d'ala. Ok. Oh, aiuto. Aiuto. Golbat torlone, madonna. Ok, ci dobbiamo ricaricare due volte di fila adesso. Ok, adesso. Ho missato. No, va bene, ora non ci dobbiamo ricaricare. Perché penso che due attacchi rapidi, tra l'altro, dovremmo tirarlo giù. Ok. Attacco rapido, non siamo più confusi. Ok, ha missato due volte. Hai rasoio. E io sono contento. Ottimo. Abbiamo battuto anche la recluta del Team Flare. Peppa Sumo sarà a livello 29. Kung Fu Panda sarà a livello 29. Kung Fu Panda vuole imparare a fare una forza. E gliela faccio imparare instant al posto di Vita al Tiro. Che tanto toglie un pelo di meno, però chi se ne frega, sinceramente. Ok, allora. Ho perso, ma accetto la sconfitta con stile. Vabbè. Non ci posso credere, un'altra sconfitta. Ma allora sei uno straordinario. Oh, Lolovox? Bene. Lolovox è un dispositivo che definirei il non plus ultra dello stile. Pensa, mi avvisa anche quando non ho una missione. Chiunque l'abbia costruito deve avere stile da vendere. Detto questo, me la batto, in grande stile. Perché loro hanno a cuore lo stile, tra l'altro. Ok, aiuto questo tipo qua. Via. Un altro! Ehi, ragazzino, queste sono cose da grandi, non devi metterti in mezzo. Basta che tu non abbia Golbat. Ti prego. Electric, ok. Your choice è messo malino? Mi sa di sì. Quindi è ora di mettere Kung Fu Panda. Devo toglierlo da davanti, mi devo ricordare. Prima che poi succeda il patatrack. Ok, Segugio. Senza indugio su Segugio. Sì, palmo forza e lo paralizziamo. Non può essere paralizzato perché è di tipo elettro, però vabbè. Morso. Morsacci tua. Bom, direi che privazione va bene. Attacco rapido. Ah beh, allora mi fai danni. Bang! Va giù. Non mi paralizzare. Ottimo. Perché se non ha Intimidate di solito, cioè di solito statico come abilità. Croagunk, cambia Pokémon. Metto Bodybuilder che lo shot in un men che non si dica. In un men che non si dica, non in men che non si dica, proprio. Ok, allora. Qualsiasi mossa dovesse farci, madonna, i congiuntivi, ragazzi. Qualsiasi cosa mossa dovesse farci, dovremmo essere in grado di shottarlo. Tra l'altro attacchiamo prima e lo shottiamo. Ok, perfetto. Nessun problema. Siamo più veloci. Mi ero preoccupato per niente. 3 punti esperienza. Your choice è salito a livello 25. Your choice vorrebbe parare Feint. Ok, fin do attacco. Che no. Anche no.
Tanto abbiamo bruciapelo. Abbiamo bruciapelo inutile, perché tanto poi... finto attacco è utile nel doppio quando si predicta... Oh, su raffica subito, dov'è? Rotonda, mi sa. È utile nel doppio perché se l'avversario protegge gli rompe le protezioni, quindi è comodo. E va bene. Tanto così non si può proprio lavorare. Ok, abbiamo vinto 1040, pochi dollari. E ciao. Ah, ok, non ci, neanche ci parla proprio questo. È proprio disprezzo. Allora, Kung Fu Panda davanti o anche Peppa Sumo, dai. Ok. Un altro del team delle reclute. Io me la taglio perché voglio ricaricarmi un secondo, poi magari me li batto. Golett. Guardate, sono molto simili come stazza, tra l'altro. Ba 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 ba. Ok, ok. Siamo arrivati nella nuova città. Finalmente siamo arrivati a Cromleburgo. Io mi ricordo proprio i posti di X e Y. Proprio i nomi delle città faccio veramente fatica a ricordarmeli. Comunque, siamo arrivati a Cromleburgo, ci ricarichiamo. E direi che andiamo a battere gli altri stronzi che non è scorso percorso, così almeno facciamo piazza pulita, almeno del Team Flare, se non altro. E direi che siamo ben messi stavolta. Siamo tutti intorno al livello dal 25 in su, tranne il bodybuilder. Ok, allora, signorina, vuole fare una lotta con me? Anche una lotta nella famosa località turistica può diventare un bel ricordo di viaggio, dice la signora. Io dico di no. Però vabbè. Oh, Fujiko, attenzione, citazioni. Peppa Sumo. Ok, allora, basta che non faccia robe strane sto coso. Io direi che una nitrocarica gli fa male. Funesto vento, ok, va bene. Non ti alzare le statistiche, grazie. Perfetto. Ok, siamo più veloci il turno dopo. E direi di fare una bella nitrocarica per distruggere questo Drifloon. Ok, basta con le vocioni. Scoppio, ok, ci toglie un po'. Questa è la sua abilità, ma va bene. Ok. Bodybuilder sale a livello 25. Bodybuilder vorrebbe imparare calmamente, ma conosce già. No, non voglio fargli imparare calmamente. Perché dovrei fargli imparare calmamente? Hippopotas. Il Pokémon Hippopotas. Dovremmo tenere qualsiasi mossa sia in grado di farci questo tipo qua. Contando anche che mette la sabbia e fiume. Vediamo. Intro carica. Meno male l'ho fatto rotolamento. Ero tentato di fare. Faccio rotolamento e tanto di tiro giù. Aia. Sbadiglio. Oh, che palle. Che palle. Mettiamo Kung Fu Panda. Che devo fare io? Mannaggia, mannaggia. Ok, allora Kung Fu Panda usa fossa. Ok, allora facciamo meditazione sto turno, va? Che almeno non lo buttiamo via, visto che siamo più veloci. Ok, allora attacco sale. Lui fa fossa, non dovrebbe toglierci molto. Aia, toglie. Direi che qua palmo forza e proprio sbengete in faccia, proprio spatan. Vai giù. Ok, il Popotas ci saluta. Il prossimo Pokémon che manda in campo è... Andiamo un po' a parte i punti esperienza, eccetera, eccetera. La sabbia che ci fa danno. Pachirisu. Pachirisu, da quanto tempo non ne vedo uno. Allora, Pachirisu, palma forza, muore, secondo me. Proprio spang in faccia. L'ha tenuto. Ok, basta che... non ci fa niente. È finita la tempesta di sabbia, ottimo. E noi direi che facciamo colpo basso per... Ah, proprio fai lo stronzo. Vabbè, l'ha tenuto perché c'è resistenza. Turno dopo, muori. Babarabam. Ottimo, ragazzi. Allora... battiamo la recluta del Team Flare, direi. E poi chiudiamo l'episodio. Oggi niente chiusura di WoW, perché questo episodio no, ma nel prossimo sicuramente sì.
Vediamo. Potremmo mettere tutto. Sì, andiamo avanti, vai. Ok. Tu esamini le pietre, io esamino te. Va bene, va bene. Ah no, non fa più così. Ah, fa così. Ok. Tifler manda in campo Gulpin. Ok. Direi che siamo in una posizione abbastanza buona, visto che non dovrebbe poterci toccare. Lo shottiamo con Assolafi che vi... missiamo, chiaramente, no? Perché il bello della vita è missare, no? Ok, allora Assolafica. Uno, due. Ma questa telecamera che fa su e giù? L'avete vista? Fa. Incorreggibile. Così, peng. Così, pang. Boh. Vabbè, l'abbiamo battuto. Ciò che importa è questo. Ok. Punti esperienza per noi. E la regina di Fred dice che il risultato del suo esame è che, è più forte di... che siamo più forti di lei. Grazie, non lo sapevo. C'è una squadra di 6, tu sei, ce n'hai uno solo. Direi che siamo messi meglio. E direi che per questo episodio possiamo anche concludere qua. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come al solito, se l'episodio vi è piaciuto, un bel like. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Lasciateci un commento rispondendo alla domanda del giorno. E noi ci vediamo con un prossimo episodio della Eggloc giovedì alle ore 15. Circa quell'ora lì. Comunque, statevi bene. Ciao a tutti!